domani. Vabbè, mi dai il tuo. Forse perché ho acceso questo. Ah sì? Ah. Sentita? Sì, perfetto. Allora, ci riproponiamo io e Danila, non abbiamo più bisogno. Ormai vi siete abituati, quindi a questo punto. Allora, intanto un resoconto della riunione che al momento è ancora in corso prima che il Presidente del Consiglio e i Ministri vadano a cena. Dell'introduzione di Letta vi abbiamo già riferito nel precedente comunicato, a partire appunto da quanto ha comunicato agli altri componenti del governo alla luce del viaggio in auto fatto con Alfano, Lupi e Franceschini. Vi aggiungo che da parte di Letta è arrivato ai ministri l'invito a concentrarsi sull'attività di governo, a tenere distinte, è un tema su cui lui torna spesso, la politica dalle politiche, cioè a stare sulle politiche, sulle cose da fare, come indicate nel discorso programmatico sul quale questo esecutivo ha ottenuto la fiducia. Ha invitato i ministri a evitare anche il cosiddetto effetto annuncio, cioè quello che conta sono i provvedimenti e non l'annuncio dei provvedimenti stessi. Ha fatto un discorso nel quale ha richiamato la centralità del Parlamento e ha raccomandato ai singoli ministri contatti frequenti con i capigruppo in commissione. La logica che ha proposto per quanto riguarda anche l'attività dei singoli ministri è quella che lui stesso ha promosso nel vertice dell'altro giorno, cioè un confronto con i capigruppo parlamentari per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, i capigruppo in commissione per quanto riguarda i ministri, le commissioni attinenti alle loro attività di governo, un confronto di questo tipo proprio per portare avanti insieme governo e Parlamento i contenuti programmatici illustrati alle Camere. Quindi la logica dell'incontro governo-Parlamento come metodo di lavoro proposto dalla Presidenza del Consiglio ai singoli ministri, richiamando anche l'importanza del rapporto con l'opposizione e quindi la logica di un confronto anche con l'opposizione parlamentare, sempre nel segno di quel discorso programmatico sul quale il Governo ha ottenuto la fiducia. Dopo Letta sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Patroni Griffi, che ha illustrato nel dettaglio quelle che sono le procedure legislative, come si articola il preconsiglio, ha invitato tutti alla cautela e alla massima collaborazione nella preparazione dei testi che devono arrivare in Consiglio dei Ministri. Ha parlato il ministro Franceschini per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento, richiamando la puntualità nel rispetto del Parlamento, rilanciando il question time rispetto a quanto accaduto nel recente passato e risollecitando anche lui, al di là di quello che è il rapporto di lavoro con le forze parlamentari di maggioranza, anche una grande attenzione a quelle che sono le proposte e al rapporto con l'opposizione parlamentare. Ha poi preso la parola il ministro per gli affari europei, Moavero, il quale tra l'altro ha lanciato l'iniziativa di una pagella mensile sul tema delle infrazioni europee dell'Italia, ricordando che in questo campo siamo purtroppo la maglia nera d'Europa, siamo i peggiori e quindi il metodo della pagella mensile sulle infrazioni dalle quali via via riusciamo a uscire o nelle quali dovessimo nuovamente incappare, si pone proprio come un metodo concreto per cercare di migliorare quello che è il nostro posizionamento europeo in termini di infrazioni, posizionamento appunto che ci vede davvero in coda. Hanno parlato anche i ministri economici, Lupi, Zanonato, Giovannini, e probabilmente era in corso anche l'intervento di Saccomanni prima che andassero a cena. E dopodiché invece per quanto riguarda il ministro e vicepremier Alfano, ovviamente Danila può riferirvi meglio di me.
Allora, in sintesi, sia il Presidente del Consiglio Letta che il Vice Premier Alfano hanno ribadito la propria posizione, quindi ritornando anche alla questione politica, non c'è stato un cedimento da parte di nessuno, ma delle decisioni di equilibrio che valgono per le amministrative, entro le amministrative, di non far partecipare, come abbiamo detto, i membri del Governo a nessuna manifestazione elettorale o a nessun'altra manifestazione o talk show dove in realtà non siano chiamati se non non esclusivamente per le pertinenze del dicastero di appartenenza. Per quanto riguarda i fatti di Brescia, è bene chiarire, Alfano ha chiarito, che non si è trattata di una kermesse contro i giudici, ma di una manifestazione elettorale a sostegno del candidato sindaco. Dopodiché è chiaro che le questioni che durano da 20 anni non si risolvono in 2 giorni, non possono risolversi in 2 giorni, e è chiaro anche che una cultura di coalizione nuova, mirata al rilancio del Paese in un momento di crisi, ha bisogno di essere costruita giorno dopo giorno, e per questo motivo la decisione equilibrata è stata presa da entrambi e con la condivisione di tutti i ministri del governo di riferimento. Dopodiché 2 punti sono chiari. Il PDL non abbassa la sua bandiera, il PDL non prevede nessun appiattimento della cioè propria identità politica, come sono sicura vale lo stesso anche per il Partito Democratico. Dopodiché è chiaro che il PDL continua a stare accanto al leader di riferimento Silvio Berlusconi, e questo è un punto ineludibile. Inoltre anche Alfano, d'accordo ovviamente con Letta, ha chiesto di concentrarsi sulle attività di governo e soprattutto incentrando sul Parlamento un punto essenziale dell'attività di governo, quindi tenendo unite questi 2 momenti. Nell'ambito del Parlamento in particolare, no a maggioranze variabili su singoli provvedimenti, perché questo costituirebbe un enorme problema per il governo che deve essere evitato. Quindi singoli provvedimenti non possono, non devono essere varati con maggioranze variabili. È chiaro che non è un obbligo, ma è una richiesta di buonsenso al quale si appellano sia Letta che Alfano. Dopodiché anche la decisione che è presa è ovviamente stata presa perché i membri del governo sono membri ovviamente del governo politici e fanno parte, anche se coinvolti, pur coinvolti nello stesso governo, di piazze divise, e siccome il governo deve essere unito nell'interesse di tutti, è per questo che queste decisioni sono state prese. Sì, 2 parole anche sulle considerazioni più politiche del Presidente del Consiglio. Fatti come quelli di ieri a Brescia sono considerati inaccettabili, non si possono ripetere. Non si possono ripetere perché le ricadute negative di giornate come quella di ieri sono superiori alla capacità di tenuta dell'esecutivo. La capacità di tenuta dell'esecutivo è la capacità di tenuta che si raggiunge se si trova la possibilità di distinguere, come dicevo, tra le politiche e la politica, per non minare l'attività di governo. Il concetto è quello che ho avuto modo di illustrare anche ad alcuni di voi a parte, cioè come nel periodo delle consultazioni che hanno portato a questo esecutivo, Letta ha ribadito di non essere disposto a fare un governo a tutti i costi, così ora che quel governo ha ottenuto la fiducia del Parlamento, non è comunque disposto a portare avanti un'attività di governo a tutti i costi. E quindi il terreno comune è quello per il quale, attraverso il confronto tra i ministri e con le forze in Parlamento, si cercherà di continuare a sminare il campo da tutti i possibili elementi di contrasto, per impostare invece l'attività di lavoro e di governo sulla base del discorso programmatico che si tratta appunto di portare avanti, e quindi politiche da parte dell'esecutivo e non politica nel confronto con il Parlamento. Per impostare invece quello che è il nostro lavoro anche in chiave di domani, sì. Allora, per quanto riguarda questa sera, non so se il confronto nella sala è terminato o meno, in ogni caso ora Presidente del Consiglio e Ministri andranno a cena, quindi per questa sera non è previsto altro. Per domani prevediamo invece io spero davvero questa volta un punto stampa con coloro i quali ci guardano. Ma noi non siamo andati malissimo, però, devo dire, quindi un giorno apriremo anche... No.
alle domande, quindi non c'è problema, se ve le volete fare siamo qui, possiamo anche rispondere, però ovviamente siate accorti perché siamo dei portavoce e null'altro. Prevediamo un punto stampa domani alle 12 a conclusione della mattinata di lavori. Terminati i lavori, il Presidente del Consiglio e i Ministri ripartiranno, non è previsto qui il pranzo per loro, quindi alle 12 i lavori dovrebbero terminare. La sala stampa stasera resta aperta finché ve ne sia esigenza, per tutti coloro i quali devono continuare a lavorare anche oltre la mezzanotte. Domani, chiedo conferma anche a Monica, siamo in condizione di cominciare con gli accrediti dalle 7:30, in maniera che chi ha necessità di dirette anche al mattino può farlo, può farlo presto, fermo restando che prima delle 12 presumibilmente non avrete ulteriori punti stampa o comunicati. Come ho anticipato anche in questo caso ad alcuni, per problemi di sicurezza domani vi verrà chiesto se non il riaccredito, perlomeno la verifica del nome che è presente sul cartellino che avete, per verificare che le persone che sono state accreditate oggi siano le stesse ammesse a seguire i lavori di domani. Se non ci sono... Allora, mi permetti, vai, certo. Siamo arrivati in ritardo, c'era cattivo tempo, si aspettava da molto, hanno iniziato i lavori e adesso i lavori sono ancora in corso, non c'è nulla di strano in questo, domani molto probabilmente scenderanno in conferenza stampa e quindi tutte le domande che avete in serbo per loro oggi, domani avranno ampio sfogo, io credo, quindi penso di sì, non c'è niente di strano, altrimenti non saremmo neanche noi qui in fondo. Il tempo che noi abbiamo impiegato qui, loro lo hanno impiegato in sede di discussione. Sì. No, ma è una domanda organizzativa, proprio prodomo mia, perché io devo collegare presto. Domani mattina loro, per esempio, quando iniziano i lavori? Io credo abbastanza presto. Loro alle 8, presto. Credo. Sì, alle 8. Loro iniziano i lavori. La colazione, beh, quello... Ci sono altre cose organizzative in particolare? Se siete... Ok, allora grazie del lavoro di tutti, scusateci grazie. Per le complicazioni logistiche che ci sono state, buona serata e appuntamento a domani.